me in questa puntata vi porto non in un'altra epoca, al Motoriamo Napoli. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. In disguise, at the summer camp where you volunteer, no one saw your face, no one saw your fear. Ed ecco il nostro campione che si prepara alla grande gara e ha il numero uno, perché lui è il numero uno, almeno per noi di Break. Alfredo, moto ok, la gara è ok, Alfredo è ok, vinciamo? Sono il numero uno perché la tabella l'ho meritata, che alla prima gara mi sono preso il primo posto e quindi adesso mi ritrovo questa tabella numero uno. Che non vogliamo lasciare. Che vogliono spodestarmi, stanno tutti accaniti, ce la prendiamo, no, ce la riprendiamo. Oggi partiamo in seconda posizione, mio fratello Marcello mi ha dato la paga, parte lui primo, io secondo, adesso vediamo in gara quello che succederà. Il campionato è fatto di 10 gare, questa di Motoriamo è la seconda prova del campionato Quad Motardi Moto OK. E noi di Break ci siamo, noi di Break portiamo bene, quindi Alfredo ci vediamo la gara e poi dopo ne parliamo. Spero che porti bene, ciao. Pronti per la prima sfida? E il suo ruolo? Io sono il promotore del trofeo Motosannio Pirelli insieme ad Alfredo del trofeo Moto OK. E diciamo è il secondo anno che veniamo qua nella fiera. Oltre a questo ruolo chiaramente faccio il pilota, corro nella S2. E oggi parto col terzo tempo, sono il numero 47, tenetemi d'occhio, vi faccio divertire. Sì, ma ci saranno anche acrobazie oppure in quel caso no? Diciamo che io avevo previsto delle acrobazie, ma le acrobazie vengono fuori dal tempo che hai in gara. Se hai un tempo che ti permette di fare delle acrobazie, allora puoi giocare. Ma purtroppo ho visto che gli altri sono forti, quindi non c'è la possibilità di giocare, c'è una sola possibilità, vincere. Quindi correre e raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile. È l'obiettivo principale del pilota, altrimenti che pilota è? Questa pista, chiedete a me, l'ho fatta io, per cui devo dire per forza che è buona. Non posso. Delle difficoltà? Sì, delle difficoltà, è molto lenta, molto difficile da superare. Diciamo che le traiettorie è monotraiettoria un po' per tutti, per cui sarà difficile superare, però noi ci proveremo lo stesso. Il punto più ostico? Il punto più ostico sembrerà strano, ma è sotto il pubblico, sotto gli spalti. È la S sotto il pubblico, che è molto difficile, molto. Oggi tifiamo per me, come faccio a tifare per un altro? Anche in questa gara? Purtroppo sì, io cerco di vincere sempre, lo so che è difficile, ma ci proverò. Noi tifiamo per Alfredo. Per? Alfredo. Oh, Alfredo. Alfredo, quando riguarda i good, sicuramente l'ho visto vincente, solo che il fratello gli ha dato... Gli ha dato la prima gara, gliel'ha fatta vincere, anche se Alfredo è stato bravissimo e quindi non gli ha dato la possibilità al fratello di recriminare niente. Però oggi ho visto il fratello Alfredo, non l'ho visto in forma come il fratello, per cui sarà dura. How do you describe a feeling? Noi sappiamo che hai una fidanzata niente male, che ha la stessa passione tua, cioè quella per le moto, è una grande fotografa, quindi mi sa che oggi devi dare il meglio di te per fare delle belle foto, per uscire fuori delle belle foto. Sì, lei è una persona meravigliosa e le mie performance le faccio perché lei mi possa fotografare. Allora, parliamo di questa passione per le moto, quad, cosa preferiamo? Io negli ultimi anni preferisco il quad, moto ho corso tanti anni in passato.
e poi avevo intenzione quasi di smettere, poi avvicinandomi a questo ambiente ho riscoperto, diciamo, una seconda giovinezza. Che cosa possiamo dire a tutti coloro che ci stanno guardando e che magari non sono appassionati di moto? Facciamoli, come dire, incominciamo a farli innamorare. Sì, consiglio a tutti di provare prima con i noleggi e poi si renderanno conto fin da subito che è molto affascinante. Sia su strada, sia sulla sabbia, da dovunque? Qualsiasi terreno, ghiaccio, sabbia, neve, terra e anche asfalto oggi. Spider-Man. Ok, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Perché Spider-Man, scusa? Perché io facevo paracadutismo e avevo il paracadute di Spider-Man. Anch'io ho fatto paracadutismo! Vabbè, una volta, e beh. Number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right. Come ti chiami? Napolino Nunzio. Però non ti posso intervistare. No, è soltanto che ci stiamo concentrando. Ho fastidio, ancora una volta. No, fastidio no, è che prima delle gare ci concentriamo bene perché non è facile. Hai qualche rito scaramantico prima di iniziare la gara? No, nessuno. Entriamo contenti e felici per divertirci la prima cosa. Poi dopo viene il divertimento, sicuro. Io invece avevo una curiosità, vieni un attimo con me. Spider-Man! Mi stavo chiedendo, ma il bacio per buon augurio, come porta fortuna, non te lo dà? Sì, me ne dà tantissimi. E facciamo vedere. Magnolia, vieni! Il bacio porta fortuna, il bacio porta fortuna ci vuole. Just as soon forget in disguise. Summer camp.
tuo fratello, numero uno, numero uno, numero uno, ma è il vero numero uno, sei tu. È stato sfortunato perché si è girato, si è spenta la moto, perché se no c'era la competizione. Comunque ci siamo divertiti, un bel circuito cittadino. Non è come in pista, però la cosa bella è il pubblico. Dobbiamo dire un po' a chi non è molto esperto, di quest'oggi abbiamo visto una gara di quad, era una gara a quanti giri, spiegaci un po' questo. Una gara di quad motardo, nello specifico prende spunto proprio dalle moto che fanno il super motard da parecchi anni, e sono dei quad che sono comunque moto da terra, escono per il terreno, però si possono preparare per l'asfalto e sono molto divertenti come vedete. La cosa bella è che ha riscosso molto successo con il pubblico, la gente si diverte proprio per il tipo di guida. C'è qualche tattica? Tattica, la cosa importante è tenere un buon mezzo, è ovvio. E tattica, ci vuole tanto gas e molta energia perché comunque ci si stanca parecchio. Mantenere sempre la stessa velocità oppure magari mantenersi soft dall'inizio e poi darci sotto alla fine? Dipende dalla gara, bisogna ragionare. Se c'è molto margine con chi sta dietro ci si può pure tenere un attimino per evitare di sbagliare nonostante poi c'è margine. La gara di oggi è stata, quando mi sono reso conto che avevo molto margine dai piloti dietro, mi sono un attimino ridimensionato per evitare di fare errori durante la gara. Chi dedichiamo questa vittoria? Beh, la dedico a mio fratello perché è stato lui che negli anni sia economicamente come sponsor MotoK e mi ha supportato sempre moralmente, se no altrimenti non sarei potuto stare qua. One champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Come ci si prepara ad una gara? Ci si prepara con l'allenamento, non solo con la moto, si fa sport, piscina, corsa, palestra, però il vero allenamento è quello in moto, perché è la moto che poi ti dà la resistenza e la tecnica di guida. Il momento più bello e più emozionante e più adrenalinico è all'inizio della gara o alla fine? Il più ansioso e adrenalinico è all'inizio della gara. Il più bello è alla fine, quando si riesce ad alzare il pugno! Alzare il pugno e quindi si scarica tutta l'adrenalina e l'ansia. Come si fa quando si vince? Sì. Vogliamo commentare che cosa è successo? Perché si è spenta? No, non è successo nulla. Le prove cronometrate danno sempre ragione. Nelle prove mio fratello era primo e ho cercato di partire avanti per dargli fastidio, ma l'ho fatto entrare alla prima staccata per evitare poi, insomma, di farlo rimanere imbottigliato. L'ho seguito per un po', ma aveva un passo superiore. Alla fine sono calato tantissimo fisicamente perché la mia moto non stava a posto, si alzava sempre lateralmente, ci vuole fisico per non farla alzare, quindi i primi giri ci riuscivo. Alla fine l'ho fatto addirittura spegnere e la mia moto, per riaccendersi devo fare on off con la chiave, se no se non resetto non riparte. Ma come? Moto ok? Non ti poteva dare una moto, cioè, ancora migliore di questa? No, la moto sta bene, non stava messa a posto per questa pista e non stavo nemmeno messo a posto io, forse, fisicamente. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle wants to... Prossimo appuntamento è il 27 aprile a Terlizzi, Bari. E lì, ancora una volta, MotoK ci sarà, e ci sarà, e ci sarà. Vogliamo salutare gli amici di Break, che cosa possiamo dire? Dai, diciamo qualcosa su Motoriamo, sulle moto e su questa passione. Motoriamo, sì, ragazzi, sono impegnati, questo è il secondo anno. Oggi mi sembra che hanno fatto circa 100.000 presenze, quindi insomma è stata una bella kermesse dell'ambiente motoristico. Speriamo che queste cose, sempre più persone, portino avanti queste iniziative. Noi ci proviamo anche ad Avellino, infatti il 26 giugno ci sarà una gara del nostro campionato e nulla. Ricordiamo che tutte le moto che abbiamo visto le possiamo trovare da MotoK. Sì, esatto, la maggior parte di questi ragazzi sono tutti piloti del team MotoK.
e nulla, ci sarà anche l'allievo che supera il maestro. Pronti alla partenza, perché come tutte le cose dobbiamo provarle. MotoK ci porta in giro con il nuovo Spider della Can-Am. Nuovo lo si vede già dal design, dal modello, dalla forma più che altro, perché non siamo abituati a vedere una moto con due ruote avanti e una ruota dietro. Molto particolare nella guida. Molti mi chiedono: ma siamo sicuri su questa moto? Ebbene sì, perché ha una gestione dell'elettronica di tutto, dalla velocità delle ruote, dalla frenata, al controllo della trazione, quindi insomma non ci permette di farci male, insomma. È sicura, tranquilla, io sento una bella marmitta pure. Anche il sensore per il passeggero, quindi sa che ci stai tu a bordo e non mi perdi. Conforma l'assetto in base al peso che ci sta dietro. La moto è equipaggiata con motore Rotax 990 cm cubici, in grado di raggiungere velocità di punta di 220 km/h, in tutta sicurezza, perché appena la moto sente variazioni di velocità sulle ruote anteriori taglia subito corrente con un sistema già conosciuto sulle macchine EPS. Infatti l'impressione che si ha è quella che dici: avanti è stabilissima, grande, due ruote enormi, dietro una ruota magari, ecco, può essere più stabile nella parte posteriore. No, infatti vedi, siamo così rilassati che stiamo chiacchierando mentre facciamo l'intervista, cosa che non avresti voluto fare con un altro veicolo a due ruote, insomma. Le versioni sono due, nel silver e nel giallo. Sono entrambi già disponibili, pronta consegna, li aspettiamo per il test drive presso la MotoK. Gli optional che si possono aggiungere? Ci sta una vasta gamma di merchandising proprio dedicata a questo prodotto. Vogliamo ricordare anche la fascia prezzo magari? Sì, la fascia prezzo partiamo da 16,890 per il silver e 17,350 per il giallo. Il giallo che è il colore della Can-Am. How do you describe the feeling? I've only ever dreamt of this. Magnolia, foto fatte, le dobbiamo scaricare logicamente per scegliere poi le più belle. Okay. Allora, è più forte la passione per la fotografia o per la moto? Beh, per la fotografia è abbastanza forte. Per le moto anche, perché c'ho anche quella stella lì che è Fontanazzi, e quindi la passione è cresciuta ancora di più. Possiamo dire forse che sono due passioni che camminano quindi insieme, parallelamente. Esatto. Da quanto tempo sei appassionata di motociclette? Ma secondo me l'ho sempre avuta. Per una donna poi, voglio dire, è ancora più strano, anche se attualmente ci sono molte donne che si addentrano a questo mondo, quello della motocicletta. Cosa possiamo dire? Perché ti piace? Cos'è che ti dà questa passione, questo sport, questo hobby? Ma mi dà prima di tutto, cioè, soddisfazione per il lavoro magari che svolgo stando vicino a loro. Poi mi piace vedere i ragazzi che danno il massimo e vedere la loro passione
possiamo dirlo, è una passione sana, anche perché finita la gara sono tutti amici, quindi ma non c'è, bisogna vedere se sono tutti amici, c'è competizione forte come le donne e c'è anche nei maschi, soprattutto in questo campo sportivo. È stato anche in Portogallo, mi dicevi? Sì. Quindi te le fai tutte, non ti sfugge una gara? Io le faccio tutte. Vogliamo dire qualcosa a chi ci guarda in questo momento, magari su questo sport e sulla motocicletta, questa passione, diciamo qualcosa? Io vorrei che questo tipo di sport fosse più conosciuto in Italia, invece di guardare il calcio che non ci interessa. Invece questo è, secondo me, il vero sport, perché i ragazzi danno se stessi. Poi... E poi venite a vedere la prossima gara. Venite sempre a regare, guarda che bello, cioè, questo è puro divertimento.